perché è arrivato in collegamento telefonico Emiliano Babilonia. Emiliano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno Emiliano, buongiorno. Bentornato. Buongiorno Emiliano. Bentornato a Controcorrente. Allora, con Emiliano avevamo accennato un po' lo scorso venerdì di i temi di cui oggi avremmo parlato, insomma, soprattutto del controllo mentale, di alcune che sono state le tue esperienze e le tue ricerche. Tu sei un ricercatore indipendente, quindi io ti cedo la parola, Emiliano. Ok, io in questo momento sto su un terrazzo in zona San Paolo, voi non ci crederete, ma ho tre misuratori di campi elettromagnetici perché ci hanno contattato alcune persone in questa zona che soffrono di gravi disturbi, mal di testa, dolori, bruciori all'interno degli occhi, non riescono più a dormire durante la notte, e abbiamo visto da una prima analisi che ci sono tre ripetitori o tre antenne dei telefonini che sparano direttamente su questi palazzi, in conseguenza veramente al di sopra della norma. Purtroppo alcune di queste persone hanno denunciato questi avvenimenti, sono venute delle associazioni che tutelano l'ambiente attraverso i campi elettromagnetici, l'inquinamento elettromagnetico, ma nessuno ha fatto niente. Tra l'altro lì a San Paolo c'è il palazzo dell'H3G, dove so che c'è un ripetitore, come si dice, mega galattico, proprio lì a San Paolo. Il problema è che sopra i palazzi ci sono questi ripetitori, la gente non li vede perché adesso sono diventati sempre più piccoli, ma sempre più potenti, e che utilizzano adesso la frequenza del 4G e tra un po' la frequenza del 5G, cioè una frequenza sparata in gigahertz che si spara all'interno di casa o all'interno del cervello durante il giorno e durante la notte con collegamenti continui, porta a una destabilizzazione delle frequenze fisiologiche e crea una distorsione del sistema immunitario, cioè il corpo non si rigenera più nella fase del sonno REM, e purtroppo queste persone hanno questi gravi disturbi, e quando vanno dai dottori gli dicono quello che gli sta accadendo, si prendono subito schizofrenici, malati di mente o persone con manie di persecuzione. Sì, questo chiaro. Era lo stesso identico discorso che io avevo fatto durante l'intervista con Corrado Malanga, che gli avevo spiegato di questi avvenimenti, e purtroppo anche lui ha detto, dice, sulle nostre ricerche, i nostri test che abbiamo fatto, ci abbiamo riscontrato che queste frequenze, queste radiazioni creano gravissime patologie. Addirittura lui ha detto che all'Università di Firenze presero dei ragazzi per sottoporli a dei test all'interno del laboratorio dell'università, e quando amplificarono la frequenza dei 50 Hz si sono accorti che le persone cominciavano ad avere dei gravi disturbi, cioè perdita della memoria temporanea, nevralgie, vari dolori e vari bruciori che comparivano all'improvviso all'interno del corpo. Addirittura avevano degli effetti collaterali giorni successivi che effettuavano queste analisi e questi test. Certo. Purtroppo la radiazione, il campo elettromagnetico è invisibile, però può essere analizzato, ma non possiamo mettere ripetitori di campi elettromagnetici o misuratori di campo in tutte le case, tutte le persone che stanno nel territorio nazionale italiano. È come vivere a Chernobyl, ti dicono no, tutto a posto, però la radiazione arriva da questo punto a questo punto, e poi nascono i bambini con due teste, con cinque gambe, con quattro occhi, è come nei Simpson che si vede dentro il lago, il pesce con tre occhi all'interno del lago, e questo è uno dei grossi problemi. Senti, e che valori hai trovato? Guarda, sono il 45% più alti della media, perché Madonna, non possiamo allarmare di questa zona, non possiamo allarmare le persone che vivono in questa zona, perché sennò parecchi tartasseranno sicuramente la radio e diranno ah, ma com'è possibile, avete detto questa cosa, io sto male, che purtroppo c'è anche la suggestione di queste persone che magari hanno delle semplici patologie, ma che possono sembrare effetti collaterali dei sistemi che irradiano il nostro corpo durante il giorno. Pensa che l'altro giorno sono stato al Mitreo con il gruppo di antifrequenze, perché dovevamo vedere alcune cose. Abbiamo fatto un piccolo test, io mi porto sempre dietro un piccolo misuratore dei campi elettromagnetici, un semplice cavo elettrico di una lampada sparava un campo elettromagnetico a 3-4 metri dalla lampada stessa. Madonna. E quando io l'ho fatto vedere a loro, ho detto guarda, un semplice filo che cosa crea? Certo.
E loro sono rimasti così. Ti posso fare una domanda, Emiliano? Perché noi cerchiamo di parlare dei problemi, sì, ma anche di dare nel nostro piccolo, chiaramente, dove si può, delle soluzioni. Quindi noi in genere parliamo magari di zeolite, parliamo magari di qualcosa che possa argento colloidale, clorella, qualcosa che possa aiutarci. Ma ad esempio l'orgonite, cioè qualcosa che possa spezzare questi campi magnetici, che possa un po', oltre il pensiero positivo, però che possa allontanarli in qualche modo, possiamo difenderci secondo te, c'è? Allora, questi sono dei palliativi che vengono utilizzati per le frequenze naturali del pianeta Terra, o le frequenze naturali che ci circondano. Ma quando si parla di tecnologie è come se io metto un uovo all'interno del microonde e lo voglio schermare con l'alluminio. È praticamente impossibile. La frequenza del microonde entrerà per forza all'interno dell'uovo e lo cuocerà dall'interno, oppure lo farà addirittura esplodere. Certo. Quindi la differenza tra collegamento in frequenza neurale, oppure arma di energia diretta, oppure armi psicotroniche che interagiscono sia attraverso le frequenze ultrasoniche all'interno dei condotti uditivi, che molte persone purtroppo sentono acufeni, le voci in testa, hanno delle vibrazioni che possono essere anche derivate da questi campi elettromagnetici che vengono amplificati nel nostro corpo. Pensa che dall'analisi che abbiamo fatto, io da questo palazzo prendo dalle 300 alle 400 wireless, e purtroppo i test che vengono fatti sui ripetitori wireless, cioè sugli apparecchi che ci danno in dotazione le società telefoniche dentro casa, vengono fatti i test ma sul singolo wireless. Non dicono che se io metto in un palazzo 100 wireless, certo, 50 wireless, le amplificazioni sul nostro corpo si moltiplicano. È come avere dei ripetitori fissi addosso che creano campi elettromagnetici che ti creano. E infatti il wifi te lo danno gratuito, il cavo te lo devi comprare se vuoi evitare il wifi, no? Cioè, chiaramente è sintomatico, no? Giusto, wifi gratuito e cavo costa. Mi pare corretto. Io vorrei dire, adesso, mentre stiamo parlando in diretta radio nazionale, ovviamente, io vorrei fare un test e un esperimento con voi della radio. Cioè, un giorno vengo lì, sì, porto le mie strumentazioni, anche l'elettroencefalografo, e possiamo fare un'analisi in tempo reale durante la diretta per vedere i cambiamenti delle frequenze elettromagnetiche, ma nello stesso tempo della fase della veglia e della fase del sonno, che sarebbe una cosa molto bella, cioè far vedere direttamente, far vedere direttamente ai spettatori che seguono la radio su YouTube, come queste frequenze possano interagire mentre vengono effettuate delle analisi attraverso una trasmissione radio in diretta. Sarebbe una cosa veramente... Emiliano, questo magari lo possiamo fare anche in TV, a controcorrente, su Supernova. Certo. Certo. Come la vedi? Sì, lo possiamo fare tranquillamente. Anche interessante. Ma facciamolo anche qui in radio, facciamolo anche. Anche. Comunque. A me per ultimo, perché te lo sballo. Posso portare le strumentazioni e possiamo fare, diciamo, questa analisi per vedere le interazioni delle frequenze, figo, che interagiscono. Sarebbe bello pure quando il 27 vieni al Mitreo per la conferenza. Ricordiamo. Se lo porti, magari qualcuno, qualche cavia la troviamo, dai, tranquillo. Ricordiamo la tua conferenza, Giampaolo. Allora, il giorno 27 novembre, ore 14:20, ci sarà Frequenze Amore. Gli ospiti sono internazionali, Miles Johnston, che parlerà di frequenze e di Black Goo in particolare, e poi ci sarà Mario Cosentino, che parlerà di massoneria, mafia, Vaticano, eccetera. E Varo Venturi che parlerà anche lui di frequenze, ma frequenze a livello di cuore, di altro tipo, insomma, cuore, amore, sì. Allora, Emiliano, un'idea eccezionale, andrebbe fatta a scuola. Lo so, però, oppure rilevi delle frequenze anomale sul corpo di questi bambini, certo, diventerebbe una lama a doppio taglio, perché dopo diventerebbe una pressione psicologica, certo, e sarebbero soggetti a qualunque tipo di forma di campo elettromagnetico che possa magari creare dei problemi o gravi patologie. Assolutamente. Si dice, occhio non vede quale non vuole. Stanno sviluppando
leucemie, cioè noi parliamo, uno dice vabbè la frequenza non fa niente, la radiazione ma che ci fa, tanto non la vediamo, non ci interessa certo. niente. Questi ultimi anni ci sono stati tumori all'interno del cervello anche su bambini molto piccoli, perché purtroppo le radiazioni passano attraverso il cervello di questi bambini, perché il campo elettromagnetico e l'aumento dell'utilizzo dei cellulari anche da parte dei bambini purtroppo certo. sollecita determinate patologie all'interno del cervello, che purtroppo a me tante volte vedo situazioni di persone che mi chiamano e dicono: non è possibile, io ho queste radiazioni cortissime dentro casa, il mio parente è stato male, l'altro ha avuto il tumore, l'altro ha avuto la leucemia. Noi andiamo a fare delle analisi e vediamo che ci stanno dei ripetitori sparati a 50 metri, a 100 metri di distanza da casa di queste povere persone. Adesso ci sono gli elettrosensibili sì. che ovviamente la medicina tradizionale deve dare una giustificazione a determinate patologie. Certo. Se sei uditore di voci non ti dicono che sei collegato con un sistema sincronico certo, che magari interagisce certo. all'interno del tuo cervello con tecnologie ARP, con tecnologie mouse, Chiaro. Con tecnologie satellitari. Allora loro ti dicono subito: ah, sei un uditore di voci oppure sei uno schizofrenico, e si fermano di quella patologia. Se sei un elettrosensibile e dici: ma io mi avvicino ai campi elettromagnetici e sento le radiazioni, cioè io sono un elettrosensibile, rilevo determinate frequenze e quindi ho determinate accortezze nel scollegare il wireless dentro casa durante la notte, esatto. scollegare alcune linee elettriche in alternata durante la notte. E quali linee elettriche? A parte il wifi, che insomma sì, quello ormai è... Dovresti staccare tutte le linee elettriche di casa tranne quella del frigorifero e scollegare tutte le linee principali che arrivano, interagiscono sul nostro corpo durante certo. il sonno, perché la frequenza dei 50 Hz, cioè, poi ve lo farò vedere al convegno, faremo no, certo. un test, se avremo la possibilità di farlo, un semplice apparecchietto che rileva i campi elettromagnetici, cioè a una distanza di 1,5 metri, 2 metri, si sentivano proprio le vibrazioni del campo elettromagnetico sull'apparecchietto, addirittura interagiva con questa chiavetta e si sentiva il suono in alternata. Pensa vicino a un comodino, vicino alla nostra testa, che molte persone dormono col cellulare certo. attaccato alla testa, attaccato all'orecchio, cuscino. Mamma mia, posso sì, farti una domanda? Io ho visto sì, in un gruppo, si chiama Eco Creando, sono ragazzi insomma che si danno delle soluzioni, così fanno dei test, provano per schermarsi da queste tecnologie, diciamo così, e leggevo che di mettere dei fili di rame intorno sì. ai cavi per, diciamo, per far diminuire questi campi magnetici. A te risulta questa cosa? Allora, può essere utile questa cosa, però la soluzione più semplice è un'altra: le linee elettriche di casa le trasformi in corrente continua con le lampadine, le baciù che stanno sopra i comodini, e fai diventare in corrente continua tutto quello che rimane in realtà l'utilizzatore, tipo il frigorifero, i forni, che devono lavorare per forza in corrente alternata, sì. con dei cavi schermati. Okay. Ci sono proprio dei cavi schermati, gradi apposta per queste. Esistono, quindi si possono comprare in ferramenta. Sì, io mi sto scrivendo tutto, poi lo farò fare un elettricista, perché insomma temo. E anche voi a casa non vi mettete a fare i Tesla dei Noantri, ma magari fatelo fare a una persona competente. Possiamo fare una diretta e fare una registrazione mentre vi faccio l'analisi ambientale assolutamente, dentro casa. Ma assolutamente sì. Sì, Emiliano, guarda, intanto, visto tu ti sei proposto, io l'ho presa per buona, quindi preso. Come diceva qualcuno, preso, e ci sono delle domande per te. Patrizia ti chiede se lei insomma sapeva che per proteggersi da queste onde si inserisce nel cappello la carta stagnola, e tu che dici? Come in design. Allora, la carta stagnola scherma determinate frequenze, ma non le scherma tutte. Certo. Un test che può essere fatto, che è una cosa semplice, è come se io prendo un uovo, lo avvolgo con la carta stagnola e lo metto all'interno del forno a microonde. L'uovo esplode. Si riscalda ugualmente, addirittura certo. esplode pure l'uovo sì. all'interno del riscaldo. Certo. Quindi ci sono dei materiali schermanti che costano veramente tanto, addirittura delle reti che al metro quadro che costano 150-200 euro al metro quadro che certo. servono per creare determinate schermature. Siamo sempre però là. Bisogna vedere che cosa deve essere schermato. Certo. Se io prendo la ferrite e con la ferrite creo determinate schermature, mi proteggo da determinate radiazioni, e questo certo. è vero, ma per abbassare i decibel di queste radiazioni che sparano all'interno di casa,
uno dovrebbe venire dentro un bunker, cioè sottoterra, 50 metri sottoterra, schermare tutto, far lavorare tutto in corrente continua, oppure lasciare la città. Oppure lasciare la città. Senti, invece è vero che queste lampadine a risparmio energetico sono più tossico, più pericolose di quelle normali? Fanno questa domanda. Allora, non è il fatto di quelle a risparmio energetico, è il fatto che le nuove lampadine utilizzano i LED e dicono che la frequenza dei LED potrebbe essere una sorta di sollecitazione per penetrare all'interno degli occhi, cioè attacchi di frequenze cromatiche. Purtroppo i punti più deboli del nostro corpo sono i condotti uditivi, gli occhi, certo, e praticamente le frequenze dei centri nervosi centrali. Certo. Loro interagiscono con questi sistemi, con il nostro corpo, come la risonanza di Schumann, oppure come Tesla, quando faceva i test e le sperimentazioni, si è accorto che erano spariti praticamente gli animali intorno ai laboratori dove lui aveva acceso la bobina di Tesla, e si era accorto che aveva creato una sorta di raggio della morte, lui lo chiamava, che addirittura lo voleva mettere su da alcune torri e sparare queste frequenze sui carri armati nemici. Potrebbe essere che questa frequenza sia stata utilizzata attraverso un laser che spara frequenza a fotoni, e che potrebbe essere stata messa questa tecnologia sui satelliti. Allora, se questa tecnologia viene messa sui satelliti e crea una sorta di trigonometria, una sorta di localizzatore GPS, potrebbero addirittura, come è successo a Caronia, potrebbero aver utilizzato una tecnologia sperimentale che surriscalda praticamente i metalli, o surriscalda le frequenze organiche e le frequenze inorganiche. Questo è un altro studio che io avevo fatto per fatto della tecnologia che potrebbe creare i crocircus. Perché da quello che abbiamo visto sembra che tutte le spighe di grano vengono piegate in un determinato modo, e ci sono due angolazioni, cioè due gradi di angolazione, sia di un non mi ricordo adesso i gradi. E praticamente la cosa strana è che modificazioni genetiche dello stelo della spiga di grano viene fatta attraverso una radiazione elettromagnetica. Ho detto, ma se questi si sono inventati una sorta di raggio laser, una sorta di arma a microonde che riesce a creare un'immagine sul terreno, potrebbero attaccare chiunque in qualunque parte del mondo senza che nessuno se ne accorga. Magari c'è una persona scomoda, puntano questa frequenza sul corpo durante la notte, gli bloccano o gli creano defibrillazioni di campi elettromagnetici attraverso le frequenze del cuore, e potrebbero bloccare il cuore. Ma questo, vedete, sono solo ipotesi, perché non possiamo Ma il Johnston parlerà anche di questo. Potrebbe, ecco, in conferenza continueremo poi durante la conferenza di Giampaolo Alieno a parlare anche di queste cose. Mi sto preparando delle domande del Miles Johnston. Mi sto preparando, com'è la pronuncia? Miles Johnston. No, mi sto preparando delle domande proprio per lui, e per capire che cosa ne pensa lui di determinati studi e ricerche che ho fatto io. Perché assolutamente. Ogni volta che faccio qualche intervista con qualche personaggio importante, con qualche esperto, con qualche medico, qualche ricercatore, cerchiamo insieme di trovare delle soluzioni, pure di capire se le ricerche che faccio io o il test che faccio io corrispondono a determinate ricerche e test che hanno fatto anche loro fino adesso. 4-5 persone importanti che mi hanno detto che le mie ricerche servono proprio a capire se determinate frequenze interagiscono con il cervello umano o all'interno dei centri nervosi centrali. Purtroppo questo è visto attraverso un elettroencefalogramma che fa vedere questi disturbi e queste manipolazioni. Pensate che ho avuto la fortuna alle 7:40 di mattina, durante la scossa di terremoto, che io stavo facendo una semplice analisi, perché volevo vedere alcune frequenze che mi creavano dei disturbi durante la notte, perché di solito le persone che elettroencefalogramma, che rilevano determinati disturbi attraverso queste frequenze e queste radiazioni, non si capisce per quale motivo tenga un programma dalle 3 alle 5 di mattino, dalle 3 alle 6 di notte,
si svegliano e non riescono certo. più a prendere. Confermo. Allora, guarda, purtroppo Emiliano, siamo arrivati proprio al limite del tempo che avevamo a disposizione. E se insomma questa cosa ce la puoi spiegare la prossima volta, quindi io purtroppo ti devo interrompere. Ne continueremo a parlare la prossima volta, andremo anche e parleremo anche insomma di controllo mentale, perché ci sono tantissime domande per te. Quindi insomma possiamo dire ai nostri ascoltatori che tu il lunedì sarai a controcorrente ai nostri microfoni, poi se vorrai venire in studio tanto meglio, e per continuare a parlare di questi temi, va bene? Possiamo organizzare in maniera diretta queste analisi, assolutamente, queste, interazioni attraverso queste strumentazioni per vedere che cosa succede. Assolutamente, assolutamente. Una cosa unica in Italia, una cosa assolutamente. Organizzeremo bene, tutto e continueremo poi a parlarne. D'accordo? Beh, allora ci vediamo il 27 novembre 2016. Assolutamente sì. Ciao Emiliano, ciao, grazie Emiliano. Emiliano Babilonia. Ciao a tutti. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.